Hola, io sono Marco Strone e benvenuti in un nuovo video della Ultimate Pack. Signore e signori, guardate che gran figata. Come ti giri, omino. Ho reso altre apozze con il fireworks. E guardate che bell'effetto. Patapim. Tra l'altro ho scoperto che a seconda del colore dell'ape, proprio il colore, il contorno, si genera il colore del fuoco d'artificio. Ma è meraviglioso. E questo farà ancora più laggare questo server. Yeah, mission complete. Ora rimettiamoci la visuale standard e andiamo a vedere. Dunque, nell'ultima puntata abbiamo fatto questo. Guardate l'esperienza. Pim. Un'ottima farm. Ma queste muoiono, sono poche, amo le cose massive. E quindi mi sono messo a fare qualche calcolo e ho ottenuto, e apriti sedano, ho ottenuto questa area. Sostanzialmente, se io mi metto qui, tutti gli apiari messi qua intorno e alti fino qua sopra mi daranno dell'esperienza. Quindi, signore e signori, andiamo più veloce della luce a craftarci l'unico oggetto che crafteremo oggi, che si chiama l'habitat locator. 4 bronzi e una redstone. Una redstone, eccola qua. E dello sbronzo, di cui non ne ho. Ingot, cerchiamo. E prendiamo del tin. E prendiamo del copper. Ne facciamo un po', tanto ne abbiamo davvero davvero tanto di sta roba. Via questo, mettiamo 1, 2, 3. Laggo un pochino. E saranno i fuochi d'artificio? E voilà, habitat locator. Allora, perché ho fatto l'habitat locator? E soprattutto, come funziona? Andiamo di qua, abbiamo il nostro Aviaris Batpack. E andiamo ad aprire questa chest cercando una marshy. Eccola qua. Allora, apriamolo. Perfetto. Se io gli dicessi dammi del... devo andare a prendere. Lo vado a prendere. Dovremmo averlo qua dentro. Vediamo un po'. No, finito. Where is my honey? Oh, accidenti. Come ogni inizio puntata devo fermare questa macchinaccia qua. Via. Ok, dicevo. Se noi qua dentro mettiamo dell'honey, lui ci dirà verso, diciamo, in quali biomi questa ape può crescere. Ma soprattutto con questa frecciolina, come una bussola vanilla, ci indicherà dove andare, cioè come trovare quel bioma là. Quindi adesso noi andremo a prendere un botto mega galattico di marci. Perché? Perché le marci, signori miei, hanno il fiore fungo. Quindi posto in questo bioma pieno di fiori, non avrà pretese, non funzionerà a dovere, quindi si impallerà. Se gli diamo l'explorer, non produrrà, non morirà, e per tutto il tempo in cui è attivo, quindi c'è giorno e non è al coperto e non piove, quindi la maggior parte dei casi, ma noi risolveremo con un letto. Honey, eccolo qui. Già ce ne abbiamo 8, very good. L'ape ci darà energia, esperienza. Perfetto, sembra stando funzionando. Io adesso rimetto a posto questo. E adesso, signori e signori, si parte per questa aposa avventura. Una è già entrata dentro al batpack, che vi ricordo raccoglie automaticamente le nostre opozze. Prendiamo di qui. Resettiamo la portal gun. Mettiamo il link direttamente a il nether, cioè qui al letto. E signori, si va. Freccia qui. Bene, signore e signori, per ora vi beccate questo time lapse e ci vediamo dopo.
No, non è vero, non sono stanco perché ho registrato la prima parte di questo video giorni fa e adesso mi sono messo a fare tante, 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 tante queen. Eccole qua. Perché facciamo le queen? Perché le queen producono, le princess no. Quindi stiamo facendo accoppiandole con le drone per ottenere delle marshy queen fresche di giornata. Eccole qua. Le sto mettendo molto lentamente dentro al synthesizer. Pipiripi pipiripi pipiripi. No, tu no. Pipiripi. No, tu no. Tu no. Tu sì, tu sì. Andiamo a controllare se ho fatto qualche scemenza. No. Ok. E guardate qui, ci sta facendo le marshy queen con il tratto explorer. Che in questo caso... dai, dai, coraggio. Ok. Oh, ce l'ha passata, grande. Mettiamocene una carica nuova. E questo qui lo ricarichiamo, lo mettiamo qua sopra. Questo lo purifichiamo. È un po' lunga, mi ci vorranno soltanto 3 giorni, ragazzotti, ma per voi questo ed altro. Quindi ci vediamo fra qualche giorno. A presto. Ok, rieccoci qui. Mentre aspettavo ho fatto soltanto altri 4 steam boiler, poi vedremo nelle prossime puntate come farli produrre quello che vogliamo, perché voglio dislocare tutto per evitare la lag. Ma la cosa che ci interessa, signori, è un'altra. Allora, prendiamo questo e lo bruttiamo. Da qualche parte dovrei avere un altro Apiaris. Eccolo qua. C'è roba dentro? No, perfetto. Qui abbiamo un po' di impregnated casing e quindi ci facciamo tanti alvearozzi. Voilà. Poi andiamo di qua, apriamo questa cesta e... Tadan! Queste sono tutte le api che ho... in cui ho inoculato il gene dell'esperienza. Quindi le buttiamo tutte dentro qui. Oppela. È un po' fastidioso il trasferimento a poso, ma ci darà grande soddisfazione. Ok. No, ancora no. Oh, ma quella era fatta. Prendiamocela. E tu? Ti stai fando? Yeppa. Very good. Via dentro. Vediamo quante sono. Sono 76. Very, 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 very good. Sono ancora poche, ma sinceramente mi sono un po' rotto la minchia, quindi adesso andiamo a testare la nostra farms. Andiamo qua sopra. Piove in mezzo a casa. Andiamo di qua. Oppela. Andiamo di qua. E proviamo a metterle qui. Quindi prendiamo gli apiarist. Anzi, gli apiari. Facciamo tu 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 tu. No. Tu. Chissà se spawnano i mostri qua sopra. Sembrerebbe di no. Ce la faremo? Non ce la faremo. Quanti sono soprattutto tutti questi? Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 per 9, 81. Sono poche, ma sono sicuro che l'effetto sarà grandioso. Sono poche le api che abbiamo fatto, eh? No, no quante ne vorremmo mettere. Anche perché possiamo occupare anche questo spazio qui, possiamo anche fare così. Così per tutto il circondario. Ma non ne abbiamo abbastanza. E forse non ne vedrò il motivo. Vediamo un po'. Piripin, piripin, piripin. Ok, questo è il nostro tappeto. Questo ce le riprendiamo. E adesso una cosa abbastanza noiosissima. Vediamo se ho una cesta. Una cesta, una cesta. No, ho del legno, no. Perché dobbiamo fare altre cose? Posiamo il tutte cose qui. Ah, guardate che ho fatto nell'attesa. Posiamo qui, posiamo qua. Ho spostato le piante da incrociare da di qua, da di laggiù. Da laggiù. Ah, facciamoci la finestra. Da lì. Che ho bruciato. Ha qui effettivamente un sacco di api in più e si infrociano a meraviglia. E ho ottenuto questo qua. Adesso lo faccio da vedere. Dov'è il mio sgrafter? There isn't. L'ho buttato dentro, che nabba. Vabbè, comunque questo qui. Grazie.
È un common walnut sapling che ci dovrebbe dare le noci. Ma è fantastico. Lo mettiamo qui. Ok, cresci. Anche se forse quello lì è largo 4, quindi ho qualche dubbio. Comunque, comunque, comunque. Adesso ci tocca fare così. Parapipparapipparipa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 p
Andiamo a dormire e speriamo che la notte se ne vada, e la notte no, se ne andrà, ma speriamo che anche la pioggia se ne vada. Pioggia? Woohoo! Allora, ape, lo so, è una rottura di cazzo. Perché no? Non hai il sun, brutta bagarospa. Eccoli il sun. Lavora, schiava. Vabbè, lo faccio a telecamere spente e ci vediamo a frappè. Dunque, mi sono fatto... L'ho messe tutte tranne quei tre blocchi laggiù, ok? Ne stiamo facendo altre, quindi niente, c'è di aggiungerle. Ho fatto dei libri per poter incantarmi a buffo delle cose. Oh, Soul Sealer 4. Oh, very good. Efficiency 4. Oh, vabbè, leviamoci sto Bane of Watapa. Facciamo così, no, uno da livello 7, eccolo qui, via. Allora, noi siamo a zero, è giorno e non piove. Signori, ho fatto il teletrasporto, guardate cosa succede. Cioè, è fantastico, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ma è meraviglioso. Io credo che questa è... e potrebbe ancora migliorare la farm più veloce e più performante di Minecraft, perché tutte le altre dipendono dai mob, dalla velocità con cui vengono uccisi dalla turtle o da altri mezzi meccanici, e soprattutto generano le palline d'esperienza che fanno laggare tremendamente il server, mentre questo non genera niente, semplicemente siamo a livello 48 in pochi secondi. È davvero 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 una gran figata. Wow. Livello 50. Arriva l'effetto anche qui, ma ovviamente minore, perché non ci troviamo nell'epicentro dell'esplosione di esperienza. Ma guardate che figata! No, sono esaltatissimo. Sono davvero, davvero, davvero esaltato. Ne posso fare altri? Sì. Soul Stealer 3. Protection. Lo devo assolutamente riprovare. Andiamo. Eccoci qua. Pam, 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 pam. 10, 20, 23, 24, 27, 28 e 30. Davvero, davvero una cosa spettacolosa. Ora, noi potremmo effettivamente rendere tutte queste notturne per metterci qua davanti questo, cioè ce lo mettiamo sopra a posto. Però è una rottura di bolso, quindi non credo che lo farò. Però è davvero, davvero, davvero una cosa figa. Altresì potremmo farlo con questo sotto. Interessante. Molto interessante. Sì. Potremmo fare tutto questo là sopra. Oddio, mio Dio, devo rispostare tutto. E ogni volta, magari qui metto uno di quei blocchi della Twilight che ti fa scendere. Lo apri e guardi il libro. E guardi l'enchanting table. Ma davvero fantastico. Comunque zitti zitti, siamo a livello 50 e se vogliamo possiamo ricominciare. Davvero 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 bello. Ragazzotti, io questa puntata la termino qui. Lo so che non è della durata a cui vi ho abituato, ma l'argomento si è concluso. Ho voluto farvi vedere questa ex farm che sinceramente dopo i... Le api sono inutili, non servono un cassiopea di niente. Devo dire che questo dovrebbe far ricredere i più scettici. Quindi noi possiamo concludere andando a vedere come è fatto l'albero delle noci, che è una cosa interessante, cioè almeno interessante per me, poi a voi se non ve lo pippa niente, ragazzotti belli. Allora, qui dentro ogni volta cagavo le cose che mi interessavano, e infatti eccole qua. La mia cestina, no, ce ne avevo mille, vabbè, tanto li userò tutti. E andiamo. Eccola.
Certo, io potevo prendere il bon mille, no? Ma poi con queste ciliegie che ci faccio? Ah sì, il succo alcolico. Praticamente ci faccio il moncherie. Vediamo un po'. Non ci interessi. Yeppa, eccolo. Ce ne dai un altro soltanto? Soltanto un altro? Tre, perfetto. Qui ho del bon mil. Ovviamente la risposta è no. Posiamo tutte queste cosacce qua. Via 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 via, le ciliegie, riprendiamoci queste che sono ben più importanti. E magari però del bon mille c'ho qua dentro. No. E invece qua dentro. Sì, eccolo qua. Perfetto, andiamo a vedere quest'alberaccio. 1, 2, 3. Vediamo se ricordavo bene. Oh my god! Garino! Yuri Gagarin! Vediamo un po' se ci dà. Non ci dà le noci. È brutto, dacci le noci. Dacci le noci, dacci le noci. Non ce le dà. Strano, mi devo documentare assolutissimamente. Perché le noci, ragazzotti belli, danno. Andiamo a cercarle nella Ney. Nut. Ah, tra l'altro, un ragazzo che anche, mi devo ringraziare. E non so se l'ho fatto in questa puntata, però lo rifaccio. Mi ha detto che se clicchi col tasto destro ti cancella tutto quello che hai scritto. È una cosa fantastica, grazie. Eccole qua le noci. Danno, danno, danno. Tasto destro. 0,2 dentro allo squeezer di Sid Doyle. Che è quanto un sitcom. Quindi è davvero, davvero tanto. Piripim, piripim, piripim. Vediamo questo legno invece com'è fatto. Oppela. Non sembra bad, eh? Non sembra assolutamente bad. Ed è di un marroncello. Uno scuro e giallo, diciamo. No, il legno questo qui lavorato non è che mi garba tanto. Invece questo? Bello questo. Questo mi garba. Bon, abbiamo fatto la farma d'esperienza e abbiamo un albero delle luci che ancora non produce noci. Però sapremo come sfruttarlo, ne sono sicuro. Intanto qui perché non funziona? Perché è calata la notte, ma l'importante è che non piova e che non ci sia buio. Per tutto il resto ho dimenticato di rispiegare le meccaniche. Laggiù c'è un pollo. Un pollo! È terribile! Comunque, per tutto il resto c'è Mastercard. No, per tutto il resto, vedete le api come provano a pollinare? Però dopo un po' le marci si rendono conto che aspettate, aspettate. Aspettate, aspettate, aspettate. Ecco qua, non trovano fiori. Voilà, voilà, voilà. Il fatto è che l'effetto di un'ape funziona anche quando non trovano fiori e non stanno producendo. L'importante però è che abbiano la possibilità di produrre. Cioè, nel senso, se noi adesso mettiamo qui un mushroom, quest'ape troverà il fiore e gli scenderà la vita. Ok? Mentre così noi avremo sempre le stesse api ferme e immobili, ma attive tanto quanto basta per produrre l'effetto. E siamo al 62° livello. Che cacchio di gran figata. Ragazzotti, vi salustro qui, ci vediamo alla prossima puntata dove incominceremo a riempire tutta questa struttura di macchinari complicati. No, non è vero. Continueremo a fare le api probabilmente. E ogni tanto un po' di Gregtech, perché sono curioso di vederla in azione, che non l'ho mai vista. Au revoir, mon ami! Alla prossima, cioè all'1:30 di domani. Ciao!